fine primo tempo tra Zenit contro Atletico Neapoli, punteggio 2-1 per l'Atletico Neapoli, gol nel finale di Brasiello. Andiamo dalla squadra che purtroppo ha subito lo svantaggio in questo primo tempo. Ricordami il cognome, scusa. Ciotola. Ciotola, 2-1 per gli avversari, tutto sommato una buona partita. Sì. Peccato per questo gol preso all'ultimo, nel finale. Sì. Partita equilibrata, l'ultimo gol è stata una leggerezza dietro, una distrazione. Speriamo nel secondo tempo, dai. Va bene, in bocca al lupo Ciotola. Andiamo dai giocatori dell'Atletico Neapolis. Andiamo dal portiere, andiamo dal portiere. Folle, 2-1 per voi, gol nel finale, tutto sommato una buona partita, però gli avversari tengono bene il campo, cosa c'è da migliorare? Dobbiamo stare attenti, qualche palla che dobbiamo stare attenti a non mettere in mezzo, perché può essere rischioso dall'esterno mettere la palla verso il centro. Per il resto stiamo facendo una buona partita e speriamo di continuare così. Va bene, in bocca al lupo Folle, dopo ragazzi. Fine della partita tra Zenit contro Atletico Neapoli, partita terminata 5-3 per lo Zenit. Siamo qui con il Rivero in campo, alla mia destra Folle, alla mia sinistra Ciotola Francesco. Ti ho di Folle, si è portato perché in primo tempo ve la siete giocata e diciamo che avete trovato anche un po' di vantaggio. Poi nel secondo tempo la situazione è stata difensiva, non vi ha permesso di portare in casa il suo punto. Sicuramente facevano morale adesso tre punti, perché adesso si può dire che la squadra è quasi al completo. Diciamo, è la prima volta che giocavamo un'altra volta insieme, dopo tempo la prendiamo come parziale attenuante. Ci dispiace però perché, come dicevi, siamo andati in vantaggio e abbiamo buttato via la partita. Qualche decisione dell'arbitro un po' discutibile, ha fatto un po' innervosi la partita, bisogna dire. E vabbè, dai, la prossima partita sicuramente si deve un collettivo, sono sicuro che nelle prossime partite ci saranno organizzati, mangiare la luna e magari fare speriamo. Ciao, una buona prestazione la tua, infatti tutti si sono fissati quello con Bruna Spero, diciamo ha spaccato il match, due sono stati quelli che poi ha tagliato le gambe agli avversari, però non sono riusciti più a recuperare le fine. Sì, buona la prima, a parte i tre gol miei mi fa piacere comunque della prestazione della squadra, abbiamo giocato bene, soprattutto il risultato, eravamo partiti in svantaggio, poi alla fine siamo riusciti a recuperare, a parte ripeto, i tre gol, è buona la prestazione di tutta la squadra. Cosa c'è da migliorare, però, secondo te? Perché ancora oggi c'è qualche piccola sbavatura in difesa. Ma secondo me basta giocare con continuità e poi il gruppo diventa sempre più unito e si sbaglia sempre di meno. Sicuramente sì. È la prima, quindi abbiamo tempo per... Diciamo, se riuscirete a acquisire questi fattori sarete sicuramente una delle squadre da battere. Domanda dallo studio. Ciotola, dopo il colpo di Missanelli con Ciotola alla prima partita, si aspetta un'altra chicca del DS? C'è qualche altro giocatore interessato nel calciomercato? Questo non lo so, dovete parlare con il capitano. Che può anche intervenire subito. C'è il capitano. Zenit con nuove facce? Diciamo che visto nel passato che ci ha portato un po' male fare pubblicità, diciamo che la squadra è questa. Poi chi ci sta vedrà, perché purtroppo Sergio tiene un po' di macumbe, quindi è meglio che non sa manco né nome né cognome. Ok, Scaramantico Emiliano, quindi sì, ragazzi, la scaramanzia anche del Napoli può portare lontano, quindi non ne parliamo più. Vai Arcangelo. Beh ragazzi, a questo punto vi auguro il meglio per questo torneo. Volete fare una dedica a qualcuno? La dedico al mio amico Enzo che domani si opera, sciocchezza però, un ritocco al ginocchio e speriamo di riaverlo subito in campo tra di noi. Tu Fabio? Io tutto a posto, no, la dedico alla squadra, anzi a mio fratello che la prossima settimana si sposa. Che è Fabio, lui è Emiliano. Che è Fabio, che la prossima settimana si sposa, quindi... E complimenti per la bomba di calciomercato. Vabbè, questo ci avevamo lavorato per tre mesi, quindi alla fine come minimo, quindi meglio così. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao.